Grazie. E grazie in particolare agli organizzatori, a Letizia Narace che personalmente mi ha invitato, e soprattutto perché io oggi sono estremamente soddisfatto nell'aver sentito la presentazione di queste proposte di legge dopo aver letto come prima cosa la proposta di legge Realacci. E mi sembra che effettivamente c'è da sperare se ci sono persone che la pensano in questo modo. Piccola parentesi, Realacci ha tenuto a precisare che non capisce come mai ci sono delle critiche al fatto che per consumare il suolo agricolo bisogna pagare 3 volte gli oneri di urbanizzazione, questo non lo capisce, ma io devo dire che è proprio questo, una legge che vuole limitare il consumo e poi dice io però te lo faccio fare purché tu mi paghi di più, mi pare che sia una legge che si condanni da solo. E vi dico subito per lealtà che io sono convinto che al momento in cui siamo arrivati nel nostro paese, appunto seguendo quell'indicazione che mi pare molto opportuna dell'onorevole Catania, del ministro Catania, di guardare alla situazione generale nella quale ci troviamo, noi abbiamo superato tutti i limiti, tutti i limiti. Quindi noi non solo dobbiamo dire azzeramento del consumo dei suoli, ma addirittura recupero dei suoli. Comunque, non ci spingiamo fin nell'inverosimile e diciamo che io sono convinto che una legge sui consumi dei suoli deve mirare all'azzeramento del consumo dei suoli agricoli. C'è stato anche un riferimento all'educazione prima che io intervenissi, prima che noi continuassimo a lavorare qui. E io credo che questo riferimento vuol essere sostanzialmente un riferimento a un fatto che è un ostacolo enorme da superare per arrivare all'azzeramento del consumo dei suoli. Il fatto che è diventato, che è entrato nell'immaginario collettivo l'idea neoliberista del consumismo. Adesso l'idea neoliberista che tutto fonda sul diritto di proprietà e che trasforma i desideri in diritti, io credo che questo sia l'ostacolo maggiore. C'è stato qualche altro, scusate io non ricordo i nomi, ma tutti hanno detto delle cose interessantissime, le ripeto così come mi vengono in mente, è stato messo in evidenza, credo che ha illustrato l'insieme delle leggi, delle proposte di legge, il problema è il rapporto fondamentale, il rapporto tra proprietà privata e interesse collettivo. Perché noi ci troviamo di fronte al fatto che oramai la proprietà privata, che si traduce all'80%, credo, in un diritto di costruire negli usi edificandi, urta contro la proprietà collettiva del paesaggio, dei beni culturali, del territorio. Io credo che dal punto di vista giuridico che poi è quello che io posso dare dopo una vita spesa a leggere libri di diritto, anche d'estate, anche in vacanza, anche nei giorni festivi, insomma, che posso dare è proprio questo, la riscoperta di un diritto che appartiene a tutti e di un oggetto che è oggetto di un diritto di tutti. Il diritto si chiama proprietà collettiva, proprietà di tutti, e l'oggetto si chiama territorio. Il territorio appartiene a tutti. E non possiamo dire, lamentarci della cementificazione, della distruzione del paesaggio, della distruzione dei beni culturali, opponendo semplicemente un interesse generale. No, noi dobbiamo opporre un diritto che ha un valore maggiore del diritto soggettivo individuale. Quindi il mio studio è stato diretto soprattutto a verificare, a scendere in profondità, come Dante scende nell'inferno, a verificare la situazione attuale, tutta fondata sulla tutela di un interesse egoistico
particolare che il diritto di proprietà privata, che di per sé poi vedremo non è qualcosa assolutamente da escludere, purché sia entro certi determinati limiti, mentre poi c'è una appartenenza collettiva che riguarda il tutto e che riguarda precisamente il territorio. Quindi io direi che definiamo bene questi concetti territorio-paesaggio. Cos'è il territorio? Il territorio è il suolo, il soprassuolo, il sottosuolo, le opere costruite sul suolo dall'uomo, ma anche beni immateriali, anche l'ordinamento giuridico, anche il sistema economico, i mercati, eccetera. Questo è il territorio, è uno spazio vitale in cui si svolge la personalità, lo sviluppo della personalità umana. È il progresso, come dice la Costituzione, il progresso materiale e spirituale della collettività. Questa è la nozione di territorio. Poi, come diceva la presentatrice, all'interno del territorio noi distinguiamo il paesaggio. Cos'è? È l'aspetto visivo del territorio. Io ho scritto che è la composizione del territorio, la morfologia del territorio, che il paesaggio ha lo stesso valore culturale dei beni culturali, artistici e storici, perché per noi la natura e il paesaggio è questione identitaria del nostro popolo. Quindi a noi, per noi, paesaggio e patrimonio artistico e storico, che stanno nello stesso articolo che parla anche della cultura, l'articolo 9 della Costituzione, sono in fondo la stessa cosa. Quindi parliamo di paesaggio come di una entità culturale identitaria del popolo italiano. È nel paesaggio che si esplica proprio la caratteristica del nostro popolo, che come sapete ha il genio italico, è un genio creativo, è il culto della bellezza, siamo molto bravi nel design, nella moda, eccetera. E quindi soprattutto in questo quadro generale in cui ci sono popolo e territorio, noi dobbiamo tener conto dell'importanza della conservazione del paesaggio, sia paesaggio naturale, sia paesaggio costruito dall'uomo. E in questo quadro io credo che allora bisogna ancora scendere più in profondità per poi salire alle stelle, che secondo me sono la stella polare, direi, è costituita da un ritorno alla Costituzione repubblicana, perché la soluzione di tutti i nostri problemi è nella Costituzione. Amici cari, qui non si tratta di fare una cosa, una legge insieme con l'altra sulla parità. Qui ci rendiamo conto, e credo che vi rendiate conto per prima voi, che noi ci troviamo adesso in una situazione globale, propria della globalizzazione, globale in senso specifico della parola, nella quale noi dobbiamo assolutamente tener conto di quale situazione ci circonda e da quale situazione di fatto dobbiamo prendere le mosse. E quindi dal punto di vista giuridico, quello che è veramente essenziale è scendere ancora, dicevo, in profondità e vedere un po' i fondamenti e vedere come nasce la proprietà privata. Ora, secondo me, c'è un concetto fondamentale da tenere presente. Noi siamo soliti parlare di diritti. Di recente è uscito un bellissimo libro del mio amico, e maestro pure, non esito a dirlo, Stefano Rodotà, Il diritto di avere i diritti. Però io con Rodotà, e ho veramente, vi assicuro, un rapporto fraterno con Stefano, io a Rodotà dico, ma guarda, io parto da un altro concetto, io non parto dall'individuo, io parto da tutti gli individui. Secondo me, quando facciamo questi discorsi, non dobbiamo partire dai diritti, dobbiamo partire dalla comunità, perché l'uomo non vive isolatamente. Diceva Aristotele, soltanto gli dèi e gli animali vivono in campagna, l'uomo vive nella polis, l'uomo vive nella città. Quindi innanzitutto noi dobbiamo parlare della comunità. C'è una comunità cosmica e non possiamo negarla, ce l'hanno insegnato i filosofi della Magna Grecia, nostri, Pitagora di Siracusa e Empedocle di Agrigento, i quali hanno detto che l'uomo è parte strutturale del cosmo, dell'ordine cosmico. L'uomo si colloca, e l'ha detto Papa Francesco di recente, partiamo dall'armonia universale, perché ogni uomo, ogni singola persona, e aggiungerei di io anche la singola formica,
ha un suo posto nell'universo ed è essenziale nel progresso universale. Partiamo quindi dalla comunità cosmica, che ci fa conoscere un concetto essenziale, indiscutibile. È importante pensare al rapporto tra il singolo e la collettività, il rapporto tra la parte e il tutto, tra la parte costitutiva del tutto. E allora a questo punto lasciate che il giurista faccia il suo mestiere. Il giurista a questo punto abbandona la filosofia, abbandona la fisica e la metafisica aristotelica e entra nel campo più squisitamente giuridico e si chiede: ma quando nasce la comunità politica, cioè quella comunità regolata dal diritto? La comunità regolata dal diritto nasce nel momento in cui si fonda una città. Pensate per un momento alla fondazione di Roma. Non pensate che la faccio molto lunga, è brevissimo. Romolo traccia il solco della città, dell'Urbs, quella che sarà l'Urbs. Non si chiamava ancora Roma, si chiamò Civitas Quirinium, perché il nome Roma viene dall'etrusco, dei re etruschi, quelli del VI secolo, viene da Rumen, perciò si parla di Roma, quindi Civitas Quirinium. Quando Romolo divide i terreni dell'Urbs dai terreni circostanti, opera un'azione effettivamente importantissima, lo sottolinea molto bene, bellissime pagine, Carl Smith, che è un autore che a me non è stato mai simpatico, perché poi lui utilizza le sue teorie per giustificare la guerra e le conquiste tedesche, ma figuratevi come mi può essere gradito una cosa del genere. Però devo dire che in quella prima parte del testo, il nomos della terra, la legge della terra, la natura, ecco, perché lui in questo momento si avvicina al giusnaturalismo, di cui io sono convinto assertore, è nella terra, è nella natura la legge da seguire. È la justissima tellus, come dice Virgilio, che noi dobbiamo seguire, perché è da quella che noi troviamo la ricompensa del lavoro, ritroviamo la delimitazione dei confini, ritroviamo la fruttificazione che viene fuori spontaneamente secondo determinate leggi che noi non dobbiamo violare, perché quando per ottenere lo sviluppo economico noi distruggiamo le leggi della natura, noi distruggiamo tutto e non abbiamo sviluppo, ma abbiamo regressione soltanto. Quindi il momento decisivo è quello della confinazione, fines regere, e in regere c'è regula. Il fines regere, nel fines regere nasce la comunità politica. E la comunità politica che contiene? In che consiste? Nel fatto che un aggregato umano si installa su un terreno che non si chiama ancora territorio, che dopo la confinazione diventa territorio, terre torus, letto di terra. Quindi si crea poi, con l'attribuzione, con l'altro elemento che nasce da questa presa di possesso del terreno da parte dell'aggregato umano, nasce il potere giuridico in testa al popolo, perché nasce la necessità di limitare le libertà umane e di confinare, ancora una volta la parola confine esercita la sua influenza, lo dice molto bene Umberto Vincenti in un interessante testo di qualche anno fa, nascono quindi i tre elementi che noi, quando studiamo diritto costituzionale al primo anno di università, non riusciamo a capire, perché troviamo che lo Stato è formato di tre elementi: il popolo, il territorio e l'ordinamento giuridico, e non capiamo perché. Invece, se leggiamo Carl Smith e vediamo storicamente come nasce la cosa, noi vediamo che popolo, territorio e sovranità che costituisce il potere di determinare l'ordinamento giuridico, cioè di scrivere le leggi, di scrivere le norme, ecco, nascono con il fines regere, nascono con la confinazione. In questo momento nasce la comunità politica. Preferisco dire comunità politica anziché Stato, perché Stato noi l'abbiamo interpretato come un soggetto esterno a noi. L'idea nasce da Hobbes a proposito del principe come una specie di cessione. Questo è sbagliato, perché lo Stato siamo noi. Lo Stato vero è quello dei Romani, quello che troviamo scritto sullo stemma che sui nostri autobus: Senatus populusque Romanus, questa è la res publica. Quindi diciamo comunità politica, perché si capisce che è la comunità l'elemento fondamentale dal quale dobbiamo partire. Dobbiamo partire dalla comunità e vedere il rapporto del singolo con la comunità, e dobbiamo capire che tutto il territorio è stato acquistato inizialmente a titolo di sovranità, insito nei poteri sovrani, da tutto il popolo.
Quindi l'appartenenza collettiva del territorio al popolo è un'appartenenza a titolo di sovranità, è un diritto fondamentale di tutti, l'appartenenza del territorio a tutti. E allora, quando parliamo di distruzioni del paesaggio, distruzioni dei beni artistici e storici, quando parliamo di confusioni, eccetera, non fermiamoci a dire che guaio si è spento. Mettiamo in evidenza che c'è un diritto di tutti all'integrità del paesaggio, perché il paesaggio è la forma visiva del territorio. Quindi opponiamo un diritto fondato sulla sovranità a un diritto che è cosa ben diversa. Ecco l'altro passaggio importante del mio discorso. La proprietà privata non è originaria, ed è erronea la convinzione generale secondo la quale la proprietà romana si identifica con la proprietà privata. Falso. Ma falso in modo deciso, perché la proprietà romana è stata inizialmente una proprietà comune ed è stata solo la divisio in base a una lex regia di Numo Pompilio e poi in base alle lex leges centuriate successive, quando i terreni di conquista venivano divisi e designati ai veterani, ma c'era sempre una legge, cioè è stata la volontà del popolo identificato, rappresentato dal Rex. Sapete che il Rex era uno dei patres familiarum e in realtà rappresentava anche gli altri patres familiarum. La monarchia romana era una monarchia sui generis, in sostanza, non era una monarchia nel senso assoluto di cui sappiamo storicamente il Re Sole, eccetera, queste cose qui, non c'entra niente. La Lex Regia di Numa Pompilio, se poi c'è stato Numa Pompilio, perché Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Anco Marzio, Servio Tullio, Tarquino Prisca e Tarquino Superbe, l'ho detto tutti e sette, non si sa se siano persone leggendarie oppure no, ma comunque Romolo chi per lui, Numa Pompilio chi per lui, hanno creato l'appartenenza collettiva del territorio al popolo e hanno creato una forma larvata di proprietà privata, ma molto lontana dalla nostra idea di proprietà privata, con la divisio dell'ager compascus, del territorio comune, tra i patres familiarum. Quindi una parte del territorio rimane ager compascus, per il pascolo, perché lì c'erano le mandrie, le greggi da pascolare, e una parte viene divisa tra i patres familiarum. Ma a titolo di mancipium, che cosa è del tutto diverso il mancipium? Chi ha studiato diritto romano lo sa. La cosa è del tutto diversa dalla proprietà privata. Non è un diritto astratto su un oggetto determinato, un diritto reale, diciamo noi. No, è un potere indifferenziato del pater che si esercita su certe cose, indifferentemente, se animate o non animate, se persone o cose. Animali a quei collo dorsove domantur, la domus, le redium e gli strumenta fundi. Queste erano le res mancipi, le cose su cui si esercitava questo potere indifferenziato del pater familias. Si dovette arrivare al primo secolo avanti Cristo attraverso una elaborata e tormentata elaborazione giurisprudenziale per arrivare a qualcosa di paragonabile effettivamente al nostro diritto, al nostro diritto di proprietà privata, il dominium ex iure quiritium. A sette secoli dopo la fondazione. Quindi c'è una precedenza storica dimostrata che la proprietà collettiva, la proprietà di tutti, precede la proprietà privata. Secondo dato importante, la proprietà privata non ha fondamento nella sovranità come la proprietà collettiva, non nasce nella fondazione di Roma con i poteri sovrani del popolo su tutto, ma è una concessione, è una cessione del popolo mediante una legge che stabilisce l'utilizzo privato di una certa parte del territorio. Questa precedenza storica della proprietà collettiva sulla proprietà privata, ecco adesso vi riporto attraverso il purgatorio del mio discorso al paradiso della Costituzione, ecco, si esce fuori, viene confermata questa precedenza storica da una prevalenza giuridica della proprietà collettiva del territorio sulla proprietà privata sancita dalla nostra Costituzione. E allora il problema di fondo, quello sul quale io vorrei che si battessero questi illustri relatori di queste leggi, è quello di far capire, di trovare la guida, la stella polare, nel fatto che tutto il territorio appartiene a tutti e il diritto di proprietà privata è qualcosa che ha fondamento nella legge. Cioè a dire, la legge, e questo lo sottolinea molto bene Giannini e lo sottolinea anche Rodotà nel fare una critica a certe sentenze un po' non condivisibili
lo devo dire, della Corte Costituzionale, della quale ho fatto parte, ma non allora, insomma, quando ci stavo io non è passato niente di questo, scusate l'immodestia, insomma, scusate l'immodestia. bisogna dire che la proprietà privata ha fondamento nella legge, che quindi la legge può modificare in ogni senso, in ogni momento, il contenuto della proprietà privata. Leggiamo l'articolo 42. La proprietà è pubblica e privata. Nel pubblico ovviamente si indicano i demani, oltre all'appartenenza dei beni commerciali alla pubblica amministrazione, i demani che appartengono al popolo, quindi alla proprietà collettiva, che sono, come dire, gestiti male, possiamo dire. Però il fatto di fondo è questo. L'appartenenza al popolo è sancito nella Costituzione, perché ci dice che la proprietà è pubblica e privata. E ci sono delle belle pagine nel terribile diritto di Rodotà in cui lui fa notare come effettivamente... E c'è anche Pugliatti che prima di Rodotà ha messo in evidenza questo aspetto. Nella Costituzione effettivamente c'è questo principio, ecco, fondamentale, in base al quale è il legislatore che come riconosce la legge, che come riconosce la proprietà, così la può limitare. L'articolo dice la proprietà è pubblica e privata, la legge riconosce e garantisce la proprietà privata, determinandone i modi di acquisto, di godimento e limiti, allo scopo, sentite bene, allo scopo di assicurare la funzione sociale e di rendere accessibile a tutti, nel senso a tutti i frutti della proprietà, e non è che tutti devono essere proprietari, questo poi c'è un'altra questione, lasciamo perdere. Parliamo quindi, per semplificare, dello scopo sociale, il che significa che a questo punto ci troviamo in una situazione generale così grande che finalmente si può realizzare quello che auspicava Calamandrei. Calamandrei disse che per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa. Sapeva bene Calamandrei che, pur essendo scritte queste cose nella Costituzione, nell'articolo 41 della Costituzione, la situazione che si ereditava, tutta imperniata su una concezione borghese, che poi è stata convalidata adesso dalla concezione neoliberista fallace, e si è dimostrata fallace con i fatti in cui ci troviamo, in cui si trovano anche gli Stati Uniti d'America, insomma, quindi insomma, il neoliberismo è già superato dai fatti, anche se ci sta qualcuno che ostinatamente ritiene di insistere, ma i fatti sono quelli che sono. Ecco, adesso si tratta di fare questa rivoluzione. Perciò vi ho detto, non è una cosa semplice quella che stiamo per fare, è una vera e propria rivoluzione. Si tratta di attuare l'articolo 42 della Costituzione, il quale dice che la proprietà privata, intendendo per proprietà privata la grande proprietà privata, ecco perché la piccola proprietà privata, la proprietà cosiddetta personale, quella dei vestiti, delle scarpe, dell'utilitaria, di una casa, di una prima casa, quella è riconosciuta in base alla Costituzione, che riconosce il diritto all'abitazione, articolo 47 della Costituzione, e riconosce la proprietà coltivatrice diretta. E quindi, insomma, la piccola proprietà è riconosciuta, ma non la grande proprietà. La grande proprietà è riconosciuta allo scopo di assicurare la funzione sociale. E allora ditemi un poco, in questa situazione è possibile pensare che una multinazionale viene in Italia, si compra un colorificio a Pisa che è di tradizione millenaria, si impossessa dei brevetti di questo colorificio, sfrutta gli operai, li fa lavorare per 6 anni, poi se ne va, abbandona tutto, lascia tutto in rovina per 15 anni, poi ritorna e dice ci ho ripensato e adesso qua ci faccio un albergo. Ma tu te ne vai a quel paese perché tu non hai tutela giuridica, perché la tutela giuridica è concessa unicamente allo scopo di assicurare la funzione sociale. Nel momento in cui tu non assicuri più la funzione sociale, tu hai perso la tutela giuridica e tu non hai diritto neppure all'indennizzo. Lo Stato gli immobili abbandonati, come i terreni abbandonati, li può togliere, li può acquisire al patrimonio statale o comunale, secondo i casi, di solito di territorio comunale, perché non c'è più tutela giuridica. Mi dicono che il tempo è scaduto, purtroppo io sono un chiacchierone e qui mi servono sempre delle ore per parlare, però vi voglio dire che
adesso il problema, concludo, il problema di fondo è questo: far capire che alla proprietà privata, che consiste poi, si identifica sostanzialmente gli usi edificandi, si deve opporre la proprietà collettiva del territorio, per cui gli usi edificandi passa dal privato alla comunità, è un diritto della comunità. Gli usi edificanti non si giustifica più come diritto individuale perché urta contro gli interessi preminenti dell'intera collettività. Ci sarebbe molto da dire ancora su tutti i nemici del territorio che bisogna distinguere, il territorio italiano nel senso che vi ho detto, che sono appunto, io identifico nella cementificazione, nella privatizzazione di cui parlavo, nella svendita addirittura dei beni demaniali, il decreto legislativo 85 del 2010, firmato da uno che io non voglio nominare, dice che il demanio idrico, il demanio marittimo, il demanio minerario, il demanio culturale è dato alle regioni, le quali lo valorizzano e lo vendono ai privati, e Monti l'ha messo in attuazione. Noi siamo in questa situazione, quindi stiamoci attenti, perché noi concludo con questo, ricordate questo, che i fattori produttivi della ricchezza sono due: le risorse della terra e il lavoro dell'uomo. La speculazione edilizia ci ha tolto la speculazione finanziaria ci ha tolto il lavoro dell'uomo, perché ha tolto liquidità alle banche e non c'è più possibilità di finanziare le imprese. La speculazione edilizia ci ha tolto il territorio, noi siamo ai piedi di Pilato. Quindi salviamo il nostro territorio, il territorio d'Italia, e con esso il genio degli italiani.